Allora, ragazzi, in questo video voglio rispondere ad una domanda. Salah sarebbe diventato quello che è oggi a Liverpool se fosse rimasto alla Roma? Per me no, e adesso vi spiego perché. È evidente che la stagione di Salah a Liverpool è fantastica. Ha segnato fino adesso 36 gol, se non sbaglio. Ve li faccio passare tutti qui sotto, con la gentile collaborazione di Ronaldo9TV. Già guardando i gol potete capire come Salah sia cambiato dal Salah che era a Roma. Salah l'anno scorso a Roma fa una stagione fantastica, ma segna 19 gol in tutta la stagione. Fa una stagione ottima, è ottimo il feeling con Dzeko, segna molti gol in campionato, credo siano 14, più qualcuno qua là sparso nelle coppe. Però è un calciatore che, sebbene riesca a spaccare alcune partite, è mancato in molte big match, diciamo. Quando c'era da fare la differenza non l'ha fatta. Sicuramente quest'anno alla Roma è mancato l'apporto di Salah. È mancato l'apporto di Salah perché è un tipo di calciatore che è difficilmente sostituibile. Adesso nel 2018 abbiamo visto come la Roma ha trovato Wunder, che comunque sia un calciatore che si deve ancora fare rispetto a Salah dell'anno scorso. Il Salah dell'anno scorso era un calciatore che era migliorato già rispetto al Salah di 2 anni fa. Il Salah di 2 anni fa, se ve lo ricordate, veniva spesso criticato da Spalletti perché aveva serie difficoltà ad andare oltre la difesa. Nel senso, aveva una predisposizione a venire a prendere il pallone incontro, a farselo dare sopra e piuttosto che andare oltre, a dare profondità alla squadra, a mettere in difficoltà i calciatori in quello che Spalletti definiva il punto cieco, cioè alle spalle. Il calciatore, ovviamente, se viene attaccato dalla velocità di Salah, va in crisi. L'anno scorso già era migliorato molto sotto questo punto di vista, però nelle partite importanti non è riuscito a dare l'apporto, non è riuscito a dare l'apporto di gol, non è riuscito a spaccare le partite, ad allungare la squadra, a fare la differenza che sta facendo quest'anno. In più c'è da considerare che l'anno scorso già era migliorato leggermente dal punto di vista fisico, perché 2 anni fa lui fisicamente subiva veramente i difensori della Serie A. L'anno scorso era migliorato un pochino e sotto questo punto di vista sicuramente si era vista la differenza. Però io quest'anno, sinceramente, vedendo Salah della Premier League, ho visto qualche partita, non tutto ovviamente, però le partite che ho visto, per me la differenza principale è il suo miglioramento dal punto di vista fisico. Salah ha messo veramente muscoli, adesso riesce a resistere all'impatto. Io quando Salah è stato venduto alla Premier League, io pensavo che potesse subire questa fisicità, come l'aveva subita peraltro quando era andato a giocare con il Chelsea, perché la velocità di Salah era quella, il dribbling di Salah, che non è un dribbling a livello qualitativo come quello di Messi, ma un dribbling che si basa molto sulla rapidità di gambe e sulla rapidità di movimento, è quello lì. Però Salah aveva l'impatto fisico dei difensori della Premier League, insomma, in Premier League c'è più fisicità rispetto all'Italia. Io pensavo veramente che lui potesse soffrire questo. In realtà è migliorato nettamente, riesce a resistere all'impatto delle difese e ancora di più è migliorato nell'andarla ad attaccare dietro. L'assenza, secondo me, di una vera punta fisica come era Dzeko l'anno scorso ha favorito molto Salah. Ma quest'anno Liverpool ha costruito un gioco che sta esaltando le qualità di Salah. Se vedete i gol di Salah, li ha fatti in tutti i modi, li ha fatti scavalcando le difese con la velocità, col tiro a giro, il famoso tiro a giro che di Salah che abbiamo visto anche qua a Roma di sinistro, li ha segnati di destro, li ha segnati addirittura di testa, li ha segnati di istinto dentro l'area, quindi anche ha aumentato una presenza dentro l'area, li ha segnati con degli scambi rapidi con gli altri calciatori, con Mané, con Firmino, con Coutinho prima che se ne andasse, quindi ha segnato in tutti i modi, cioè da constatare pure una presa di coscienza delle proprie capacità. L'anno scorso Salah non era la guest star o il calciatore principe della Roma. Sicuramente l'anno scorso quello che rubava d'occhio era Nainggolan. È vero che Salah stava lì, ma era considerato comunque un comprimario, un ottimo giocatore perché comunque l'ha venduto a 50 milioni di euro prima che il mercato esplodesse con Neymar. Per tornare alla domanda iniziale, secondo me Salah non avrebbe fatto questo tipo di stagione se fosse rimasto alla Roma. Cioè, avrebbe comunque visto un miglioramento, perché comunque il miglioramento fisico c'è stato. Però la costruzione tattica del gioco della Roma con Dzeko sicuramente sarebbe stata diversa da quella che sta sfruttando lui a Liverpool grazie a Klopp. Adesso ovviamente tutti giocano per Salah, questa è una stagione in cui qualsiasi tipo di pallone lui tocca segna. Staremo a vedere la stagione prossima se si riconfermerà. Sta di fatto che Salah ad oggi secondo me vale più di Coutinho, vale veramente tantissimo, non si sa più quanto valgono i calciatori perché il mercato è completamente sballato. Staremo a vedere in estate se arriveranno offerte a Liverpool per Salah. Io penso che se Liverpool dovesse vendere Salah sarà per non meno di 100 milioni di euro.
Per come la penso io, Salah è un giocatore ambizioso, quindi chiederà ad un certo punto di andare via da Liverpool, non credo adesso nel breve, ma intorno ai 27-28 anni, quando dovrà firmare il contratto della vita. Io penso che se lui confermerà queste prestazioni se ne andrà da Liverpool per andare, non so, magari a un Real Madrid, a un Barcellona. Staremo a vedere, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di Salah, se soprattutto pensate che la Roma avrebbe fatto la stessa stagione, perché sono convinto che sarebbe migliorato, ma non quanto è migliorato con il Liverpool. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se non vi è piaciuto mettete un dislike. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fatemi questo favore. Ciao a tutti, ciao a tutti quanti.